Ai, onesimas. Grazie di essere ritornati nel canale e che dire? Sono sempre molto felice di fare questi video perché ovviamente uno sto nel mio studio, sto a casa. Due, ho la possibilità di condividere ed è importante, 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 condividere i propri sentimenti, le proprie passioni, dare voce a quello che abbiamo dentro il nostro cuore è una cosa importantissima. Attraverso gli stratagemmi io posso dare voce a quella parte tecnico-culturale che magari durante le pillole non riesco a dare, oppure nei vlog. Nei vlog si parla di altro, si parla di situazioni, si parla di cose che sono attinenti all'aikido, alle arti marziali, ma magari si parla anche di altro, ok? Ovvio, il praticante è la persona ormai sono un tutt'uno, come penso che del resto tutti voi, ok? Allora, oggi parliamo del tredicesimo stratagemma. Il libro è sempre I 36 stratagemmi di a cura del dottor Gianluca Magi, edizione Il punto d'incontro che troverete qui sotto. Quindi vi aspetto tra poco e a dopo. Ehi, onesimasu. Sono Songyun De Vichio. Benvenuti al canale Kakukanaiki. Vi chiedo veramente la gentilezza di iscrivervi al canale. State facendo molto per noi. Veramente molto. E io vi sono veramente totalmente grato perché ci state dando un affetto che da anni non sentivo al di fuori del territorio sardo. Grazie, grazie, grazie e di nuovo grazie. Come vi ho detto, troverete il libro qui sotto in descrizione. Oggi facciamo il tredicesimo stratagemma. E il tredicesimo stratagemma appartiene agli stratagemmi delle battaglie d'attacco. Ok? Allora, il tredicesimo, trovate il link qui sotto e anche tutte le attrezzature se vi interessa. Perché ovviamente il mio intento non è dire oh, quanto siamo bravi noi, quello non mi interessa assolutamente. È proprio dato di fatto che quello non è quello che sto cercando. Quello che sto cercando è formare una comunità di persone appassionate con cui condividere le idee. Questo è quello che sto cercando. Non mi interessa primeggiare. Non mi interessa essere una prima donna. Non mi interessa essere neanche chiamato maestro, capite il discorso? Quello che è importante è poter condividere, fare in modo che la nostra comunità sia forte e possa dire la propria in confronto ad altre comunità che sono molto più grandi della nostra, ok? Tredicesimo stratagemma. Perciò iscrivetevi, eh? Battere l'erba per spaventare i serpenti. Nel dubbio, ricercare la realtà dei fatti. Muoversi solo dopo averla vagliata scrupolosamente. Scusatemi, come coreano ho difficoltà a leggere scrupolosamente. In tal modo, il ritorno, tra virgolette, mette in evidenza lo yin. Un antico detto cinese dice, probabilmente il Sun Bin, conoscere se stessi e l'altro, vittoria senza pericolo. Conoscere il cielo e la terra, vittoria totale. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. E lo dico quasi su tutti i stratagemmi, ok? Bellissimo perché è la conoscenza che è la luce della nostra. Di quello che fa la differenza tra noi e tutto il resto dell'universo. La conoscenza. La conoscenza è la luce, veramente una luce, questa è l'immagine che ho sempre avuto, una luce di una torcia. Torcia in senso. Torcia nel senso quello medievale dove si accendeva, eccetera, eccetera. O anche la torcia di oggigiorno, quelle che io tanto adoro, in una stanza buia che è l'ignoranza. Quando una persona conosce, ovviamente soffre, perché per lo yin e lo yang, più sai cose, più sei sofferente, meno sai, meno sei sensibile, meno hai la capacità di. No, più che meno hai, più capacità hai di estraniarti dal mondo e più sei felice. Infatti molte religioni antiche ti dicono diventare eremita, estraniti dai desideri del mondo che diventi felice. Anche lì bisognerebbe fare dei discorsi. Ho fatto esami di teologia, quindi vi posso assicurare che ci sarebbe molto da dire sul fatto che la mela è la mela della conoscenza, la mela di Adamo ed Eva, eh?
E perché c'erano gli eremiti compaiono anche in altre religioni, tipo anche nel buddismo, eccetera, eccetera. Perché l'allontanarsi dalla conoscenza totale ti permette di essere più felice. Perché se non sai, non soffri. Cuore, occhio non vede, cuore non duole, ok? Che anche lì si sarebbe da dire. Comunque, in generale, è questo il discorso. Però, io come essere umano sono una di quelle persone che crede vivamente che la conoscenza sia più importante, anche nonostante la sofferenza del conoscere, sia meglio conoscere piuttosto che non conoscere. E questa è molto molto importante. Perché secondo la mia visione, quindi sono legato a questo stratagemma, sapere cosa sta accadendo attorno a noi ci permette di valutare e di capire come il mondo sta girando attorno a noi. E quindi la conoscenza è prima di tutto. Se, poi, ovviamente, nel detto c'è scritto: se conosci il cielo e la terra, c'è cioè la conoscenza totale, tu hai una vittoria totale sul tuo destino. Mentre invece, se conosci soltanto te stesso e l'altro, è già qualcosa in confronto a non conoscere nulla, che sarebbe una vittoria senza pericoli. Perché quando facciamo conto in un combattimento, ok? Per chi ha fatto sparring, per chi ha fatto randori, sciai, io ne ho fatti, quindi vi posso dire per la mia determinata esperienza. Sciai vuol dire combattimento sportivo, nel judo, eccetera, eccetera. E nella box ho fatto solo sparring, però, perché non sono un vero e proprio amatoriale, ok? Comunque sia, quando tu fai uno scambio tecnico, l'attimo in cui conosci l'altro, sai il suo pattern, sai i suoi movimenti, sai che in una determinata situazione si muoverà in un certo, in un determinato modo. Questo ci permette che cosa? Che se conosciamo bene anche le nostre capacità, noi riusciamo a creare un combattimento senza avere delle incognite. L'attimo in cui invece compare una persona che non conosci assolutamente, l'incognita è grandissima. Per questo nella difesa personale è veramente pericoloso in confronto a un combattimento studiato dove gli sportivi hanno un'atleticità disumana. Perché per strada non sai chi stai affrontando. Questa è la vera differenza. La vera differenza sta proprio in questa: nell'incognita, nell'ignoto, nell'attacco improvviso, nel momento in cui tu non sei pronto per affrontare. Perché io quando sto salendo su un tatami o su un ring, so già che chi sta salendo. So già che tra le persone scelte per lo sparring salirà il mio compagno che bene o male sconosco. Tranne la primissima volta che magari è la prima volta quando te lo fanno provare non li conosci ancora bene. Però in generale conosci. La conoscenza ci permette di affrontare le cose con dovizia. Il non sapere, il non vedere la lama che compare all'improvviso e ti accoltella, ti taglia oppure ti punge, che è anche peggio. Quello è molto differente. Per questo motivo allenarsi è una cosa, fare difesa personale è un'altra. E questa è una cosa che ribadirò sempre. E che gli esperti ribadiscono sempre. Lo sport è una cosa, la difesa personale è un'altra. Le arti marziali dovrebbero fare entrambe le cose. Se non lo fanno, purtroppo, fanno soltanto dei kata. Quindi, tornando a noi, cercare sempre di capire la verità delle cose, anche in questo caso, è capire la verità e muoversi, decidere di muoversi solo dopo una dettagliata, attenta analisi, ci porta alla vittoria migliore. L'ignoto è sempre un qualcosa di cui abbiamo e dobbiamo aver paura. Ok? Questo è quanto, è un stratagemma molto profondo, però se proseguissi così andrei per 5-6 ore, quindi mi fermo qua per fare magari dei vlog a riguardo per chi è interessato. Quello che conta è che quando tu conosci l'avversario, quando conosci la situazione, quando cerchi di capire cosa sta accadendo e carpisci la realtà, è come battere la terra per fare in modo che i serpenti se ne vadano. Perché fin tanto che non sai nulla, il serpente può morderti. L'ignoto, e questa è una cosa importante. Ok? Grazie di avervi seguito il video. E spero che vi ritornerete a seguirlo perché
ripeto, io cercherò di fare tutti gli stratagemmi. Cercherò di farli, anche se avremo solo 20, 10, 20 visualizzazioni, non importa. Proseguirò a farli perché è giusto che, per rispetto per quei 10, 20 persone, possano avere il loro, la loro rubrica riguardante gli stratagemmi che appartiene a chi vuole sapere di più in confronto a soltanto al discorso del, sul quotidiano del, delle arti marziali o le pillole di Aikido dove faccio le tecniche, ok? Iscrivetevi al canale, ci state aiutando tantissimo. Alla prossima volta. Arigatou gozaimasu.